Ciao a tutti e bentornati, io sono Martina, oggi andiamo a lavorare sulla verticale sulla testa, quindi vi farò vedere come entrare nella posizione nel modo corretto e andremo a lavorarci per step, quindi vi farò vedere passo dopo passo come arrivare alla posizione finale, andando quindi a spiegarvi anche i passaggi precedenti in modo da poter lavorare a qualsiasi livello voi siate, perché anche se non arriviamo oggi nella posizione finale non è un problema, l'importante è andarci a lavorare. Quindi iniziamo seduti sui nostri talloni, andiamo a prendere con le mani i nostri gomiti opposti e li andiamo a appoggiare sul tappetino. Quindi questa è la distanza che vogliamo tenere. Da qui intreccio le mani, creo proprio un pugno, lo spingo contro il tappetino. Nel fare ciò spesso le persone mi aprono i gomiti. No, i gomiti restano dove li abbiamo messi, quindi se abbiamo preso la distanza manteniamole lì. Vorremmo creare, diciamo, con le nostre braccia, diciamo tra mani e gomiti, come un triangolo equilatero. Da qui andiamo a appoggiare a terra la fontanella della testa, quindi la sommità, che va proprio ad appoggiarsi in mezzo alle nostre braccia. Quindi sì, la testa appoggia a terra, ma no, la testa non avrà il nostro peso. Ci sarà un 20% del nostro peso sulla testa, tutto il resto vuole andare sulle braccia. Quindi testa a terra, punto i piedi e stacco le ginocchia da terra. E magari mi fermo qui, questo è un passaggio. Allora, forti con le spalle, non voglio fare questo. Spingo il pavimento lontano con le braccia e resto qui. Se riesco, cammino con i piedi verso la testa. Voglio andare a portare i fianchi sopra le spalle, quindi cammino il più possibile. Allungo bene, continuo a spingere con le braccia a terra, non crollo. Spingo forte e resto qui, addomini dentro. E lavoro su questo, oppure un tallone alla volta e lavoriamo su questo oggi. Verso di noi, non facciamo questo. Non voglio andare in alto, il tallone è verso di me. Se mi sento comodo qui, addome forte, porto una gamba e lentamente con controllo porto l'altra. Continuo a spingere il pavimento lontano con le braccia, l'addome in dentro, forti qui. Voglio restare almeno 5 respiri in questa posizione. Se riesco poi a stare comodo qui, gambe attive unite, le spingo verso l'alto. L'addome è sempre in dentro, i piedi sono attivi. Posso tenerli a martello o posso puntarli, ma attivi. Spingo il pavimento lontano, le spalle sono lontano dalle orecchie. Addome ben in dentro, attenzione a non inarcare la schiena. E poi lentamente riporto prima le ginocchia al petto e poi i piedi a terra. E da qui andiamo un secondo in balasana. Fronte a terra, braccia lungo il corpo e recupero. Ora questo è il modo più sicuro e corretto, diciamo, secondo la mia opinione, per entrare in questa posizione. Gli errori più tipici che vedo io sono appunto quello di allargare molti gomiti, quindi essere qui, a quel punto il peso andrà per forza sulla nostra testa, oppure di voler fare questo. Magari poi si sale, uno può anche salire, spesso uno salta e va su, però non c'è controllo. Cioè spesso quando si sale in quel modo si va a cadere poi di schiena. Invece se riusciamo a salire col controllo, quindi a portare prima le ginocchia al petto, non possiamo cadere, perché a quel punto siamo noi che siamo al 100% in controllo del nostro corpo. E lavoriamoci, la verticale sulla testa non è sicuramente una posizione facile, però è una posizione che tutti noi possiamo comunque raggiungere con tanta pazienza e lavoro. Se abbiamo paura possiamo usare una parete dietro di noi, non per andarci a appoggiare alla parete, cerchiamo di non usare la parete in quel senso, ma come, diciamo, sicurezza mentale, quindi ci lavoriamo di fronte. E di solito questo ci dà più sicurezza perché sappiamo che non possiamo cadere. E basta, spero che questo mini tutorial vi sia piaciuto. Spero che tutti voi riusciate prima o poi a provare la sensazione di stare sotto sopra, che vi giuro è bellissima. E vi auguro una bellissima giornata. Se per caso riuscite a magari fare la verticale sulla testa grazie al mio tutorial, mi farebbe un sacco piacere se riusciste magari a taggarmi. Veramente sono contenta se riesco a vedere quello che voi fate a casa. Buonissima giornata e grazie mille ancora.